Bentornati a tutti, carissimi amici spettatori. Dopo l'avventura di Alonso lo Slagot siamo tornati subito su Smeraldo, perché qui su Smeraldo ci aspetta una nuova sfida. Una sfida stavolta proposta in calce a due donazioni differenti. Per questo ringrazio tantissimo Alessio che ha proposto trattassi questo Pokémon ma in un titolo a mia scelta della terza gen. E Matteo che invece mi ha chiesto affrontassi al fianco del medesimo Pokémon la versione Smeraldo. Rieccoci dunque qua, davanti al monologo del professor Birch. Pronti a iniziare questa nuova avventura? In Pokémon Smeraldo? Perché Pokémon Smeraldo grida vendetta rispetto all'ultima volta, quindi speriamo stavolta questo Pokémon qua potrà affiancare Ninor Nincada nella Smeraldo Chart e non Alonso lo Slagot nella classifica dei perdenti non classificati super sfigati. Perché sì, ci ho avuto anche l'idea di stilare una classifica dei perdenti per capire quale tra i Pokémon rimasti brutalmente vittime da mortale arena da morte letale sia il primo tra gli ultimi e quale l'ultimo tra gli ultimi. Siamo pieni di classifiche, non se famo manca niente, anche perché ma che ce frega, non capisce un cazzo del resto e anche questo a suo modo. Bello. Quindi esattamente come tutte le volte, che lo sapevo io. Buonasera, signor Firo. Sì, immaginavo avrebbe fatto la sua ennesima invasione dei video, quindi esattamente come tutte le volte, dicevo, enunciamo... No. Aspetta, Firo, e famo dopo le regole. In effetti, i nostri cari amici da casa non sanno... Oh sì, effettivamente lo sanno, fermi tutti. Cioè, hanno vista la thumbnail, insomma, mica scemi, ma non lo sanno ancora, diciamo, ufficialmente. A questo punto del video, de che Pokémon andremo a parlare? Ripassa tra un po', Firo, dai, tra 5 minuti. Vabbè, nel frattempo che se siamo antitolati, che se siamo scaricati assieme a merce del trasloco dal camion che sarcazzo come ha fatto arriva qua, io mi chiedo sempre. Farà parte del Back to the Future Club, l'autista del camion, dicendo strade dove andiamo noi non ci servono. Strade. È stato aerotrasformato nel 2015 dalle officine che si sono occupate da DeLorean e Doc Brown, perché sì, non si spiega. Ma come cazzo ci è arrivato? Vabbè, non si famo domande. Na nuova casa, ci abbiamo anche una stanza tutta per noi, ci dice madre. Che bello, madre. Meno male, non ne potevo più. De dormite fuori. Finalmente c'è una stanza. Pensate che erano tutti convinti che quando che il personaggio stava a Kanto, almeno credo che è da lì che il protagonista della terza gen proviene, tutti pensavano che ci avevano un Growlithe sti qua. Dicono no, vedono una cuscia, e invece no, in casa non c'era un Growlithe. C'era solo una grande brocca con due Magikarp. E quella cuscia era dove dormiva il nostro personaggio, prima d'avere una stanzetta tutta sua. Mentre a Matre tocca a dormire in cucina perché è quello il posto che le appartiene, la cucina le appartiene. Se scherza, eh? Se scherza, che sino poi mi accusano dei peggiori stregonerie, che oggi si può più scherzare su niente. Ah, raga, ma se ride sul demonio, non si ride di certo su San Francesco, no? E fatevela una risata, santo Dio. Rischio che poi finisce come qua a porta che ho fatto il tema a piacere raccontando una storia ispirata al videogioco Destroy All Humans, descrivendo anche minuziosamente il funzionamento da sonda anale. Chissà come mai se devono essere così incazzati, non lo so. Ma tornando a noi, è questo il momento d'andare in camera e vedete piasse a pozioncina. Poi giustamente, essendo questa una camera nuova, va testato per bene il letto, no? Voglio dire, quindi mi ci rotolo come da tradizione. E a tradizionale rotolata sotto le pezze ci vuole in cesta un cazzo da fa. Poi penso, come può essere buono il letto di un adolescente se non ne testiamo accuratamente anche l'impiego, per esempio, nelle situazioni più estreme, tipo i solitari, no? Se siamo capiti. Quindi che chiudo l'occhio, penso a Mistina al costumino attillato. Ah, proprio quello che ci vuole per iniziare con lo spirito giusto questa nuova avventura. Sì, vabbè, regoliamo pure sto cazzo d'orologio, se non ce lasciano mai andare via, se non madre ce s'accolla. Ma poi io dico, no, sta cacata di togliere ciclo giorno e notte, ma lasciare l'orologio io non capisco. E quindi è il momento di impostare le opzioncine, sorbisce la solita palloccolata materna e andà a trovare Veruccia. Sto giro voglio averci un approccio però diverso dall'altre volte, e bisogna pure variare ogni tanto, no? Voglio dire, non è giusto che maltrattiamo sempre Vera, e dai su, la mommy de Vera sembra più contenta lei da fia de conoscece, e noi per fa la buona impressione da signori che vanno fa la differenza stavolta, no? Direi che proprio gli famo una cosa elegante che non è per niente da maniaci malati psicopatici, se spogliamo i nudi e se infiliamo nel lettuccio de Vera. Ah, già sta qua, mi si risveglia un'altra volta al suo dovuto, e direi che me posso rigirare tutto i nudi. Pippammer profumo femmineo de Vera. Così gli do quel non so che d'effetto sorpresa, no? Gli ciollo tutto il letto per venino.
Ma ua, voglio aspettarla, vera? Non arrivava mai, allora faccio un tempo arriva Steam e questa arriva. E dopo che mi ha chiamato per nome per la terza volta, gna la faccio. A non vederla per l'operatrice de call center molesta qual è. Me se spegne tutto il fuoco interiore, tutta la libido crolla in un attimo. Gna la faccio, vera? Sì, quanto te pare, vai, aiuta a tuo padre. Basta che te levi dai coglioni. E poi è la 1200esima volta che ricomincio sto gioco e io non ho ancora capito perché a salvà quel coglione del padre ce de mannanno. Ma vabbè così, perché è proprio grazie a pirlottaggine de Birch che finalmente incontriamo il protagonista de sta nuova fantastica avventura. Castform. Riuscirà dunque sto simpatico batuffoletto da me sempre ignorato e liberato a ogni challenge, per una vece lo manco tra i palle e mezzo al box, a rivendicare l'onore e la considerazione sopravvivendo alla temibile arena da letale morte fatale che è questa solo challenge? Castform conquisterà la sua Owen sbattendo in faccia a beffardo la vittoria a cuo sfigato da Alonso? È tempo che scoprimo de che pasta è fatto Castform. E carissimi spettatori, ci avrò provato 22.994 volte prima di inciampare il castform giusto. E dunque è il momento di pià Firo, metto qua, perché mo dimo le regolette, sei contento Firo adesso se possono di. Combatteremo sta magica avventura come ovvio e logico solo col nostro magico castform. Questo non si evolve, quindi sti cazzi, challenge leggiadra, priva dei pensieri almeno. Per ora. Ma sappiate che Castform è un ragazzetto interessante, ne discuteremo però dopo. In ogni caso, se possono usare strumenti in battaglia, eccezion fatta per i Pokéball, atte a catturare i selvatici utili per le MN oppure per accorta. Castform potrà tenere strumenti, principalmente bacche, vedremo poi se necessiterà di altro. E come sempre, doppio team e o attrazione, sono mosse che non so proibite, ma l'utilizzo avviene solo se siamo costretti per forza come ultima spiaggia e influisce sulla valutazione finale in classifica del Pokémon. E infine questa non è una prova a tempo, ma comunque il tempo in game viene preso in considerazione come parametro generale di valutazione. Non faccio caso a mezz'ora in più o meno perché non stiamo a cuore. Ma certo è che se Castform ci mettesse mai 10 ore de meno de Nino Rincada, è ovvio che ne consegue il fatto che con Castform abbiamo sofferto leggermente de meno. E è andata forse un po' meglio. E dette dunque le doverose regole, torniamo per l'appunto al nostro scontro d'esordio. E devo dirvi che ho visto scelte due starter migliori. Nel senso che non è colpa di Castform, ma è colpa principalmente della sorte avversa. Non c'è stato mai cazzo verso de facce capita un Castform che ha natura giusta. Su Smerardo, che è la serie principale di terza gen, ho pensato che tutti i Pokémon dovessero avere natura neutra, affinché potessimo goderceli così come Mamma Game Freak l'ha pensati all'inizio. E questo pure per metterli soprattutto a confronto con le generazioni precedenti qualora affrontiamo il gioco con uno dei 251 Pokémon de prima o de seconda. Mentre che ho pensato che nel remake Rosso Fuoco le nature potessero essere interessanti da considerare, proprio per non portare una copia precisa dei challenge di prima gen, quindi usufruite tutte le novità introdotte in terza gen, evidenziando pure le doverose differenze tra Rosso e Rosso Fuoco, che sono i due capitoli di riferimento di entrambe le gen. E come organizzerò le challenge sulla quarta gen? Ancora non lo so, non ne parliamo, filiamo il discorso sotto al tappeto, come piace definirlo a me, nell'armadio de Giorgio, pieno di altre scomodità, cose che non trovano collocazione altrimenti se non dentro l'armadio de Giorgio e scheletrucci vari. La natura che Castform deve avere deve essere dunque una de nature neutre, ardita, docile, seria, ritrosa e furba. Per farne venire fuori uno con una de ste nature na fatica. E non ho voluto usare un mezzo esterno per modificarla perché voglio comunque che non faccia proprio cagasmer dando tutta Owen, ma che resti comunque casuale nelle statistiche, che abbia quel non so che de non programmato, perché non mi piace programmare le cose. È bello così che cascano anche un po' come il fato ce le vuol far cascare. Insomma, alla fine c'è Shencastform serio. C'è posta. Le cui statistiche iniziali non fanno schifo, sebbene penda leggermente più sull'attacco che sulla difesa, c'è da considerare che comunque Castform ha statistiche de base tutte pari, tutte uguali, precise e identiche. Volevo anche trovarne uno equilibrato il più possibile, proprio per rispettare sta natura media, precisa, equilibrata che c'ha Castform. Ma discuteremo tra poco della vera peculiarità di Castform. Però scopro pure una cosa orrenda da scoprire, che siamo bloccati con azione ai fasi iniziali, no!
perché. C'è comunque da dire che, essendo praticamente sempre nella sua forma normale Gastform, piccolo spoiler del discorso che andremo a prendere tra poco, può contare sempre sul bonus di tipo, quindi, cioè, lo so che non è niente di che, ma almeno azione, ma mette vicino un attacco rapido che fa sempre cagare, ma un po' di meno dell'azione modello base, per così dire. Proviamo a attaccare sta Zigzagoon che molesta Birch, porco Giuda, grande, grosso e pure professore Pokémon, e te fai mettere sotto da sarsicciotto che zampe. O non capirò mai, tutte le volte ci ritornerò sempre sopra perché non lo capisco io. Ma Castform, me rendo piacevolmente conto che tira certi saracconi impressionanti, certe legnate, certe mazzate sulle gengive che lasciano il segno. Due azioni e se siamo sganappati a Zigzagoon, che importunava Birch. Non vi rivelo ancora come l'ho chiamato però Castform, perché c'è da farci tutto un preambolo, perché ho scoperto in questo episodio, in questo momento, che questo Pokémon è un'opera d'arte. Poi voi sapete bene che è tradizione per me chiamare con nomi principalmente desueti o da vecchio. Tutti i Pokémon da terza gen in poi ci saranno eccezioni, ma Castform no. Non può essere una di quelle, perché Castform c'ha un nome che esprime al meglio il suo destino. Guardiamolo un attimo bene con attenzione. Vi invito a rifletterci. Con sta capoccetta tonda, sto ciuffetto e il fatto che pare che porta sempre l'occhiali per come l'hanno disegnato, per giunta alla natura seria, vi invito a farvi una domanda. Qual è un personaggio sempre serio, un po' capoccione, che porta l'occhiali? Per giunta particolarmente preoccupato per le condizioni meteorologiche, incline a volersi tenere lontano dai basse pressioni atmosferiche, un Pokémon terribilmente equilibrato, che difficilmente perdona i leggeri squilibri delle sue statistiche. Qualcuno che ha capito la mia vena creativa e ironica avrà forse già immaginato che nome gli ho dato. È venuto da solo, de getto, in automatico. Non poteva essere altrimenti. Ladies and gentlemen, signore e signori del pubblico, vi presento Furio Castform. Ma è bastato guardarlo 2 secondi, per giunta con l'aggravante da natura seria, e mi sono subito reso conto che Furio fosse il nome perfetto per lui. C'è pure uscito serio, regà, ma chi meglio de Castform? De questo Castform può portare lo scettro de Furio del mondo Pokémon? Se avesse la parola direbbe immediatamente e subito: mi vuoi bene? Allora lo vedi che la cosa è reciproca? Ma spero che, se lui è Furio, noi non demo diventa Magda in sta cazzo de challenge. Spero de no, ma è bastato Alonso. Vediamo che destino ci aspetta, dai, è un preambolo fin troppo lungo. Amo tirato fin troppo a cordicella. Abbiamo chiamato l'ACI? Ci hanno mandato a cagà? Bene, mettemosi dunque in viaggio per questa grande e fantastica avventura. Or dunque tenterò, per pubblico che ancora si è fatto un bagaglio culturale che sia almeno ai limiti del passabile, regà, guardatevi almeno Bianco, Rosso e Verdone nella vita, se non avete visto manco una volta, ma che stiamo a fare? Ma mo spiegate. Cioè, quelli sono i capisardi, regà. Cercherò per voi che non l'avete guardato, perché so che tra di voi c'è qualcuno che ne ha guardato, specialmente i più giovincelli, e non fa troppe reference al film. Ci provo, ma non ve prometto di riuscirci. Mi sento dunque carico a pallettoni, porca di quella mignotta ladra, e ve dirò che pure Furietto nostro, che è un po' che lo sto a provare, è terribile. È una piaga, ma non nel senso negativo del termine, non nel senso alonziano del termine. Ve dico che gli stava bene pure Attila de soprannome. Fino a mondo passa, lui non cresce più un pucciena, regà. L'ha sradicati tutti da vita. Tasso d'allevamento medio veloce. Abilità non certo pigrone de merda, ma previsioni. Potevo chiamarlo Giuliacci? Forse. Ma ammettiamo che è Furio il nome del destino di sto Pokémon. L'abilità previsione, per l'appunto, è l'abilità che permette a Castform di mutare a seconda della condizione atmosferica. Col giorno di sole o luce intensa, Castform diventa di tipo fuoco. Si piove e tira vento, si trasforma in tipo acqua, si grandina, si trasforma in tipo ghiaccio, però una tempesta di sabbia, oppure la nebbia, altri cazzi un po' più situazionali che ci frega un cazzo, perché in terza gen, non so, argomento che ci riguarda, lo portano a tornare normale. Che possiamo farci? È il piccolo prezzo da pagare per noi meteoropatici. Furio sale al 6. Se piama la pozioncina in omaggio da veri e propri taccagni, ma sempre con classe e con eleganza. Ormai al 6, Furio mi è diventato abbastanza importante da presentarci con lui davanti a Vera. Se ne andiamo da Veretta e gli damo certe furiate sul groppone, che tempo 3 turni, senza manco curacce, se siamo presentati con Furio così, l'amo piato e gliel'amo suonato addosso a Mudkip. E nel tempo de un patapim e de un patapam,
L'abbiamo disintegrato, stuzzicando il cuore da donzella, che è vero che se siamo presentati con Furio, ma abbiamo agito col savoir-faire di Angelo Infanti sul maggiolone blu. Birch dunque è costretto a non far altro che darci il Pokédex davanti alla magnificenza del nostro Furio. Mommy e scarpette da corsa e siamo pronti a correre verso l'orizzonte col nostro Furietto in spalla. Pronti per quella che ne so sicuro sarà un'avventura a di poco da paura. Se buttiamo subito immediatamente al percorso 102 con questo strano giro, perché sì, ovamo strano oggi, ribelli come non mai, affiancati da un Furio che non teme niente e nessuno. Che incredibili gattioni, oh, far giro da casa da dietro non se stiamo proprio a regolare. E accantonando Vera 1 stiamo davanti al primo vero incontro ufficiale, quello contro Matteo Bullo. Vedemo dunque Furietto svagasse nel suo hobby preferito, il fustellamento dei pusci iena. Sebbene il nostro Furio è ancora in rodaggio, se siamo portati con pieno controllo del mezzo a sfragne tutti sti pisci a letto. Tutto il percorso 102 fatto fuori, squizzato come pedicelli su real time. È la cosa buona e giusta dunque dare a Furio la sua bacca arancia, con tutti i pericoli che serpeggiano in questi primi percorsi, voglio dire, bisogna essere preparati a ogni evenienza, no? E rende onore allo spirito de Furio, però una volta giunti a Pedalipoli, ci tocca. Non potemo farci un cazzo. Devo andare a parlare con Papi, ma soprattutto sorbice. Tutta la pantomima de Lino. Lino no, che palle, che con l'agilità di un 87enne ai casse del supermercato, lento come mese senza magnà passato in un seminterrato buio in ginocchio sui chiodi, questo catturerà il suo Ralz con l'aiuto dello Zigzagoon con cui il Papi gioca a palletta. Poi Scott, come sempre, c'è in truppa, annientiamo i pirlotti del percorso 104, arriva Marbosco Pedalo, dove qua affrontiamo Stopia Mosche perché sto plebeo. Ci farà arrivare Furietto ar 10. E qua, regà, qua non ce n'è più per nessuno. Furio in questo momento lascia cadere il microfono a terra e se ne va. Perché impara pistola acqua, braciere e polneve tutte e tre insieme. Acqua, fuoco e ghiaccio. Le forme che prende a seconda del tempo che fa. Ma anche senza bonus de tipo la type coverage, de Furio è al limite del sovrumano. Cast form da sto momento in avanti diventa una vera e propria macchina da guerra. Ma a mezzo al Bosco Pedalo, se guardiamo e se rendiamo conto di una cosa assurda, è successo qualcosa che ha del paradossale. Se siamo scordati, da fa a Zanzafarm. Ormai stiamo qua, tanto vale a salvare il tirapiedi di Pietrangelo Petri e ovviamente chi ci sta a aspettare? Con una mano tesa? Proprio il bulletto idro che voleva far paura al Freuso dipendente da Devon. Nel momento che dunque lottamo con la recluta, questa c'ha, ma indovina un po', pucci iena. Oh, Alonso c'aveva una cosa chi Garvagna, Furio c'ha una cosa chi Pucciena, è così. Assaporiamo dunque ancora un'altra volta la forte inclinazione de Furio, non sbucciai Pucciena, e possiamo ora farglielo fare in modi tutti nuovi rispetto a prima. A sto punto però bisogna fare questa benedetta Zanzafarm, io l'ho fatta come al solito, giusto con due Zanzagoon iniziali, che sino poi più de due non vale manco la pena, perché tanto li troviamo livellati meglio nei percorsi più avanti. Poi famo tardi sulla tabella de marcia, non riuscimo a essere abbastanza furieggianti, ma sti tu Zanzagoon non so Zanzagoon normali, mi sono sentito un obbligo morale di chiamarli, visto la specialità di sta challenge, Anton Luca e Anton Giulio. Sebbene Anton Giulio non c'entrava ben carattere, ho dovuto improvvisare. S'acchiappamo pure il nostro immancabile Peppe Taxi, quindi ora è arrivato il tempo da annafferuggivoli. E che me conviene fa? Portarmi a Zanzafarm a raffarmi qualcosina, ma affrontare gemelline del cazzo? Oppure posa un attimo Anton Luca e Anton Giulio, perché così facendo si stiamo solo con Furio, poi le gemellette sfonnacazzi non ce cagano? Se consideriamo l'ultima ipotesi, riusciamo a far scendere il percorso leggermente in declivio guadagnando forse 30 o 40 secondi, aggiudicato! Annientiamo dunque il resto del Bosco Pedalo, famo fuori quelli che ci passano davanti a prod a Ferugivoli e famo sosta al centro medico, ma non andiamo al bagno perché, come ci ha ripetuto Furio per l'850esima volta, Magda, i bagni e i bar pubblici sono distributori automatici da salmonellosi e del tifo. E poi che cazzo se piamo il tifo? Che poi cominciamo a fare quando c'è l'Italia che gioca all'Europeo e ai mondiali, per carità. Annamese a Pia, taglio, nor tifo, taglio. Mi raccomando che sino poi se lo scordamo. E dopo la consueta epurazione del percorso 116, a stavolta non va delusso.
di più. In 33 secondi si stappa Hammer 116 come un crodino, come mai fatto prima d'ora. Furio, il cast form, mi sta da tante di quelle soddisfazioni, oh, proprio uguale Alonso, uguale, uguale, uguale. Con pistolacqua l'avventurieri vanno giù come birilli al bowling, cerco di farmi un po' dei punticini affrontando i bulli scagnozzi di Petra, giusto perché così arriviamo da lei con quel livelletto in più che non si sa mai. Ne è sbagliato, secondo me, portarci al 15 che è il livello de no spas. L'avventuriero sti cazzi, con ascesa così da palestra, Petra può solo che mettesi all'angoletta a piagne. Difatti, Geodud Furietto si sganappa come cicchetti d'amaro del finanziere, e con no spas la situazione si complica un peletto, perché sta una zona maledetta de no spas. È infame bastarda, è pure un po' troia. Pistolacqua gli fa, ma non gli fa così tanto, sta al 15 come noi no spas. E però c'è una difesa speciale che è sicuramente migliore di qua presa per culo di difesa speciale che c'ha Geodud. Roccio tomba ci fa male, non troppissimo, però ci rallenta pure, ma tanto Furietto regà è una spada. È veloce Furietto. Tentiamo con Porneve perché, ah, speranza mia è congelarla sta una zona maledetta. Ci arriva addosso un'altra roccio tomba, ci fa danni, ma a sto punto proseguimo, ma che cazzo ce ne frega. Famogliela la doccia che è meglio. Non spas ci fa blocco, capirai, è una solo challenge. Siamo perennemente sotto malo sguardo o blocco, né sfide contro l'allenatore, che ci frega. Bacca arancia cura non spas, ma noi o pistola acquamo con una prepotenza assoluta. Da sto momento Petra fa non spas il bagno nelle pozioncine, ma dico io no. Ma molla sto cazzo d'osso a Petra, tanto un do cazzo Ianna, nessuno sappia di sfinimento a gente come sa fa Furio. Tra l'altro, altra caratteristica che gli ha fatto guadagnare il suo nome, diciamo. Pistolacqua con brutto corpo riporta Petra da capo a 12. Altra pozione, ma Petra non sa con chi c'ha che fa. Nuovo sa, altre due pistolacqua di Riek c'è qua di nuovo. E con una terza, Furietto riesce a puntasse la sua prima medagliuccia de Owen ai palle. La medaglia pietra de Petra, che vive a Ferruggipoli, indo c'è sta pure Petrangelo Petri e il signor Tagli che te dà taglio. Ferruggipoli è peggio di Puffolandia, cioè non mi scenna a me sta cosa. Ma mo è il momento che se troviamo a dove faccio cagar cazzo da rottura de palle da Pippa Devon. Gambe in spalla, andiamo a salvar Peppe De Marino assieme a Merce Devon. Poi Petrangelo Petri dice: dato che sono circondato da freusi amanti di Shroomish che non so buoni a fan cazzo, perché non me ce vai te a portarmi a Merce Devon? A Porto Sercepoli? Già che ci stai, c'ho pure da invitare a mio figlio a c'è posta per te, perché non lo vedo tipo da 2 anni e mezzo. Di portagli la letterina di Maria De Filippi e speriamo che accetti su posta per te. Ma fermete però, che te devo da prima al Pokenav, perché non si dica mai che se vi è dal signor Petri e se esce a mani vuote. Ma te pare che poi il Pokenav non mi serve più a me che a te? Così, oltre che Furietto, me ci metto pure io a rompere il cazzo e tutti quelli a cui inesorabilmente arriverà pe mani il numero 2. Ciò accadrà, accadrà e non ci potrai fare niente. Perché accadrà? Perché sarò io a spammar numero 2 in giro, perché così te rompono tutti i coglioni. Dopo questa terribile rivelazione del signor Petri, non potevo far altro che uscì. Ma venivo fermati da Nousardan, che ci dice: te prego, chiama Petrangelo Petri con sfida fonino da Voltorb Fon, perché sennò questo non ce fa più andare via, ci tiene tutti in ostaggio per sempre, te prego, mannemi a casa, c'ho l'obesità, andare a cura, c'ho un sacco di cose da fare, te prego. E come dicevo, slogan da Voltorb Fon: tutti intorno a te, tra parentesi, i cagacazzi che non c'hanno niente da fare, si non rompe i maroni tutto il giorno, peggio di call center molesti, e sono pagati per questo, quindi sono cagacazzi professionisti. Ovviamente ci chiama il gran visir di tutti i cagacazzi, che è Petrangelo Petri. Ah, stai usando il telefono, sembri scontento. Lo posso dire perché ti spio dalla finestra del mio ufficio. Non so per niente inquietante, non sto manco a sfruttare per i lavori mia per fargli fare i cazzi via. No, ci mancherebbe altro. Poi mi chiedo perché Rocco preferisce vivere in una casa spoglia a Verdazzupoli e ammazzasse dei pizzichi da noia, ci credo. Meglio perde sistematicamente a poker con te e Pat che te legga nella mente piuttosto che sta qua con me che rompo i coglioni. E dopo quanto detto da Petrangelo Petri, ormai siamo pronti a far culetto rosso pure a Vera 1B. Yes, docciamo troia col, non è che ci stanno problemi. Con Madkippetto, che è soltanto acqua, noi gli potemo fare la paraculata di usaglie polneve. È un attimino più challenging, ma niente di che. E con un po' di pazienza se siamo preparati finalmente a sarpà. Siamo pronti per andare all'arrembaggio assieme a Marino verso Bluru. Oh no.
Se siamo scordati del ridepositare Anton Luca e Anton Giulio e mo finimo nel doppio coi cagacazzi. L'unica ave uscinne a far sì che Furio schioppi Anton Luca e Anton Giulio, de modo da non violare regole, quindi si pia all'antorno e gli dice: schioppate così non violiamo le regole, se papà vi chiede la cortesia de morì ammazzati ben attimo glielo fate questo regalo a papà. Ma i gemelline, per farsi perdonare de essere così rompicazzo, ricordano al gentile pubblico che è possibile sostenere questa mia attività attraverso una donazione al link PayPal in descrizione, perché nessuno, se non l'affetto dei fan, sovvenziona questo lavoro. Io non ho intenzione di scendere a compromessi, né chi sponsor né tantomeno che la piattaforma, per darvi sempre contenuti liberi e spontanei. Però è pur sempre necessario portare a casa la pagnotta, quindi siete invitati, qualora possibile, a sostenermi attraverso una donazione al link PayPal in descrizione. È per questo che invio ancora un immenso grazie sia a Alessio e a Matteo, che hanno supportato il canale entrambi con le loro fantastiche donazioni, più di una, e poi vi aver proposto questa sfida in calcio a due di queste donazioni, sia uno che l'altro. È grazie a persone fantastiche come loro, come Alfredo, come Maurizio, come Davide, come Alessandro R, come tutti gli altri che l'hanno fatto prima, che questo canale prosegue la sua attività in modo libero e autonomo, non rinunciando mai a se stesso. È grazie a tutti quelli che hanno già donato e grazie anche a Gabriele, che ha supportato anche lui il canale con una donazione. In calcio a questa ha scritto anche lui delle belle parole. Ringrazio tanto tutti voi. Prenderò in considerazione la sua proposta, dicendo che però siccome c'ho tanti altri lavori da fa, ci potrebbe volere un pochetto di pazienza prima di vederla sul canale, perché è una proposta abbastanza impegnativa nel complesso, però è molto interessante e so sicuro che piacerà molto anche a tutti voi spettatori. Ma in ogni caso, il senso è che è grazie a persone meravigliose come loro che sono qua e faccio la cosa che più amo fare, ossia portare un sorriso nelle vostre giornate. Arriviamo dunque da Marino e se prepariamo a imbarcarci per Bluruvia a bordo del veliero del vecchio. E tutte le volte, raga, io non lo so. Sì, da piccoli succedeva pure a voi. Ma io, per esempio, quando che guardavo i classici in VHS, no? Che da bambini eravamo così. Ma lo so pure i bambini d'oggi, è solo cambiato il mezzo con cui le cose si guardano. Ma i bambini riguardano le stesse cose 233.000 volte. Manco fossero di porno. E ai tempi mia, vabbè che io forse ero anche leggermente arretrato, perché vivevo un po' in una bolla anni 90, anche negli anni 2000. Non amavo particolarmente i DVD, ero rimasto attaccato al videoregistratore, ma al tempo comunque da ragazzino c'era il videoregistratore. Infilavo quei cassette così tante volte durante l'anno che cigolavano. E sti classici erano, faccio un paio d'esempi, Il Re Leone, Robin Hood, poi basta Disney, che a me a Disney mi fa calar latte ai palle. Non mi ha mai esaltato esageratamente, però quelli erano particolarmente belli, specialmente Robin Hood era pure divertente. Magari un giorno su Tubone 5 di Robin Hood proverò a parlarne, perché secondo me era tanta roba. Ma anche tutti i film registrati da televisione, poi mi riguardavo milioni e milioni di volte con tutte le pubblicità annesse, ecco perché tante me ricordo così bene. Però da ragazzino, ogni volta che riguardavo quei film, speravo dentro di me che cambiassero. Parlo che c'avevo tipo 6-7 anni, 8 al massimo. Poi però sapevo alla fine che sul Re Leone Mufasa muore sempre, tutte le volte. Non può cambiare in film. Per fare un esempio, il più eclatante, quello che mi ricordo più di tutti, di aver provato sta sensazione. Crescendo non mi è mai più successo. Fino ad adesso. Tutte le volte che su Smerardo stamanna a Bluruvia na barca del vecchio, spero sempre che a papà Norman gli pia il cagotto. Me sveglio era tutto un brutto sogno, in realtà non è mai successo, era un grande Mandela's Effect. Ma invece non è mai così, tutte le volte ci chiama e ci rompe il cazzo. Risuccede sempre, ma arrivati a Bluruvia giusto il tempo de smartina attimino l'incazzatura, una cosa proprio che non sopporto. Petrangelo Petri ha svenduto all'ammasso genitoriale maschile il nostro numero, non va bene. L'unico padre dei giochi Pokémon ci deve romper cazzo. Ma è arrivato il momento de una peretta al centro medico. Demo pure fa fuori in pescatore, ma vabbè, alla fine riusciamo a entrare nella grotta pietrosa. Dove sta Rocco Petri, figlio di Petrangelo Petri, che per 2 sordi al mercato mio padre comprò. Ma appello dunque a Firo DJ. Ormai la musica è il suo pane quotidiano. Legge i dischi col becco di programmofono di Flintstone. E che i brillanti mezzi messi a disposizione da regia, oltre che ricordare regolette, me sta pure la musica. E quindi gli dico: Firo, demo portare la lettera a Rocco. Metti un sottofondo adeguato come solo tu sai fa. Ah, regà, madonna mia, che uccello grandioso che c'ho. L'avventuriero c'è da flash, così che io possa flashare il mio uccello. No, aspetta, suona brutto così.
di modo che possa sfoggiare il mio Firo e tutti i suoi numerosi talenti anche nelle caverne più oscure. Un'altra cosa che mi sono scordato è comprare i repellenti in più, quindi abbozziamo sto primo piano, proviamo a schioppacce Abra perché è divertente, ma non ci riuscimo, ma pure io so coglione. Gli dovevo fare azione, cascava sicuro, invece gli ho fatto una mossa speciale, ma pure io so stronzo. Raccattiamo a Avune de Fuga utile per dopo, e come al solito, chi ha bisogno di vederci, appariva da Rocco, in piena tradizione se la famo dunque a tastoni. Senza preoccuparci di pietra stante, tanto Purietto se vorbe, repellente, seguimo il muro, arriviamo un dove se rivede e entriamo una stanzetta ando Rocco conta i sassi per portargli l'invito a c'è posta per te. E una volta fune fugati da qua, non ci resta da far altro che provare a truppare la palestra di tipo lotta de Blu Ruvia. Quindi riuscirà Furio il cast form a esaspera pure Rudy, nonostante il suo svantaggio essendo Furio de tipo normale e Rudy capo palestra de tipo lotta? Riusciremo a predominare il resto del gioco con l'irresistibile scioglievolezza de sta prima puntata, oppure il peggio deve solo che arriva e vivemo ancora in una bolla fatta di illusioni destinata presto a schioppa? Anche noi se dispereremo nel cesso dell'autogrill gridando non ce la faccio più. Oppure quella è una cosa che se siamo ridotti a far soltanto con Alonso, tante domande troveranno risposta e forse tante risposte genereranno ulteriori domande. Nella prossima puntata di Furio il Cast Form contro Pokémon Smeraldo Challenge. Quindi se non vi siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi per non perdere il destino de Furio. E ricordate che potete sostenermi attraverso un mi piace, attraverso il passaparola, perché solo col vostro aiuto il canale può diventare più grande. Solo col vostro aiuto si aspettiamo la piattaforma, sa quando affittiamo. E vi invito inoltre, se possibile, a effettuare una donazione al link PayPal in descrizione, esattamente come hanno fatto Matteo e Alessio. In quanto questa attività non c'ha entrate dal sito e né tantomeno è sovvenzionata da sponsor o da terzi. E gli unici proventi che mi permettono di tirare avanti sta garetta vengono dai donazioni dei fan al link in descrizione. Quindi noi ci rivediamo al prossimo episodio di questa incredibile e sfavillante challenge. Sempre qui, sugli schermi di Tubo 93.